Allora, Banksy a Trieste, dal Budek di Milano a qui, cosa è cambiato nell'universo di Banksy? Te ti ripresenti una e l'altra questa? Sono due mostre dal punto di vista delle opere abbastanza simili. Certo, ci sono cose diverse qui, però quello che è cambiato è che per questa mostra sono riuscito a capire, insomma, a risolvere un interrogativo che, insomma, mi sono sempre posto su Banksy, cioè che importanza ha Banksy nel quadro più allargato della storia dell'arte? Quale sarà la sua posizione nei libri di storia dell'arte tra 20-30 anni? E francamente la risposta era poca roba, nel senso che Banksy non è un grande innovatore dal punto di vista formale, non è un rivoluzionario della forma, del colore, della linea, della composizione, come lo è stato magari un Picasso o Andy Warhol, no? E ho trovato invece, in occasione di questa mostra, cercando di costruire un concept diverso, che sicuramente la sua l'elemento di novità, la sua importanza è dovuta alla sua grande capacità di comunicatore. Riprendendo la lezione di Warhol, che aveva un po' delineato le strategie di autopromozione dell'artista, quindi di comunicazione della propria arte, amplificandole, portandole alle estreme conseguenze. Essendo un uomo del suo tempo, Banksy utilizza, prima di altri, ha capito l'importanza della comunicazione telematica, dei social media e via dicendo, tant'è che addirittura arriva a inserire in alcuni suoi murales un codice QR, inquadrando il quale con il telefonino noi riusciamo a capire il background dell'opera, ad approfondirne il significato. Ad esempio, a Londra, di fronte all'ambasciata francese, ha realizzato un murales che rappresenta una bambina che sarebbe la protagonista dei Miserabili di Victor Hugo, Cosette, a ricordare il dramma di Calais, di questo passaggio tra la Francia e l'Inghilterra, di cui ancora oggi vediamo, insomma, una situazione drammatica. Quindi questo perché lui ha la sua cifra è quella di essere un grande comunicatore, di voler arrivare a tutti, a tutto il pubblico, e le sue opere sono messaggi puri, a lui non interessa la forma, e ha un po' raccolto quella che fu la sfida utopica di un grande anche degli anni Ottanta, Keith Haring, che sosteneva che l'arte deve essere per tutti e che appunto coltivava il sogno utopico di un'arte universale che fosse la somma di tutti i messaggi, di tutti i linguaggi artistici, che evidentemente poi a Haring, forse anche per la sua insomma, morte così prematura, non è riuscito di realizzare, e Banksy sembra che invece ci stia riuscendo, cioè arte come comunicazione di messaggi sociali, politici e quant'altro. Infatti recenti sono anche gli interventi in Ucraina. Sì, mi chiedevo come mai... Come ce la fa lui, perché proprio giovincello non è. Esatto, no, mi chiedevo come mai ancora non si fosse manifestato su questo tema così tragico, così importante. E lo ha fatto in maniera dirompente, addirittura andando sul posto. E questo ancora rientra proprio, insomma, è coerente con il titolo di questa mostra, The Great Communicator. È andato sulle televisioni, sui media, sui giornali di tutto il mondo questa notizia, quindi ha amplificato in maniera, insomma, estrema il suo messaggio. Poi devo dire che la scelta di Trieste come luogo di una mostra che è ancora più grande, mi sembra, rispetto a quella di Milano, no? In un punto che è fondamentale dal punto di vista geopolitico, perché qui si mescolano l'Occidente con tutto il mondo dell'Est, cioè qui è passata tanta parte di storia. Infatti questa è una riflessione molto interessante che francamente non avevo fatto. Trieste è importante per questo. Io non so se questa mostra sia più o meno importante di altre o più o meno grande, questo forse non è nemmeno così interessante, ma
Il fatto di averla fatta a Trieste in questo momento credo che abbia un significato molto particolare. Anche poi da oggi è capitale europea della cultura. Ah, bene, anche. Quindi questo aggiungo.